tutto un Ikea con Gurli. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale. Sì, mi è venuto un altro Ikea con la federa per cuscino Gurli. Allora, in realtà non è un Ikea di quelle spettacolari. La federa è e federa rimarrà. Però la andremo a decorare e personalizzare insieme. E per fare questo utilizzerò i fabric fan della Pentel e il marker per tessuti sempre Pentel. Vedrete come la mia collezione di farfalle si amplierà anche col disegno sulla stoffa. Spostiamoci sul piano del lavoro e andiamo a dare vita a questa nuova Ikea. Ed ecco l'occorrente per creare il nostro bellissimo cuscino decorato. Innanzitutto i fabric fan della Pentel pastelli per tessuto. Questi qui. Poi useremo il marker per tessuto Green Label, sempre della Pentel. Quindi ci occorrerà anche un ferro da stiro, qualche molletta da bucato, un cartoncino o un piccolo strato di cartone abbastanza resistente per stendere bene il tessuto su cui andremo a lavorare, un foglio di carta forno e la sagoma del soggetto che vogliamo riprodurre. Io farò sul cuscino una bella farfalla, quindi ho creato questa sagoma in cartoncino. Le sagome sono facilmente reperibili, basta cercarle su internet, sagoma farfalla, nella parte immagini, e troverete tantissimi prototipi da poter stampare, quindi riprodurre sui vostri cuscini dopo averli ritagliati. E naturalmente, non da ultimo, la nostra Gurli, la federa del nostro cuscino. Cominciamo subito! Come prima cosa inserisco all'interno della mia federa il pezzo di cartoncino rigido o compensato. Questo servirà per far sì che il colore non macchi la parte retrostante della federa. Molto spesso, infatti, con la stiratura può capitare che il colore stinga anche sul retro, quindi vi consiglio sempre di proteggere l'altra parte con un cartoncino rigido. Fissiamolo ben centrato, quindi con delle semplici mollette da bucato fissiamo ben bene il nostro supporto in maniera che la tela non si muova. Quello che avremo a questo punto sarà un supporto ben fissato da tutte le parti. Prendiamo la nostra sagoma e segniamoci con una matita leggermente il centro, in modo da poterlo utilizzare in maniera speculare, prima da una parte e poi rigirarla dall'altra ed avere la stessa apertura alare, diciamo così. Adesso prendiamo direttamente un fabric fan nero e cominciamo a ricalcare la sagoma della nostra farfalla, cercando di stare il più aderenti possibili appunto alla sagoma stessa. Quindi adagiamo il fabric fan sul bordo della sagoma e ricalchiamola tutta. Sempre con il fabric fan ispessiamo un pochettino i margini neri. Potete intensificare a piacere la portata del colore, farlo diventare molto nero e cupo o lasciarlo un po' trasparente, dipende da quanto calcherete la mano. Adesso decidiamo di che colore fare la nostra farfalla. Io voglio procedere con i toni del blu, dell'azzurro, del verde, quindi a mano comincio in maniera molto libera a dare delle sfrangiature di colore. La parte del centro l'andrò ad intensificare con qualche tocco di nero. Qui, dove la parte invece è più chiara, andrò ad inserire un altro tono di blu. Sempre così, sfrangiando, sono delle linee che seguono l'andamento dell'ala. Creando delle sfumature di cromia differente. Inserisco alla fine del verde
e chiudo la fine di nuovo col blu. Con il blu penetro anche un po' nel nero. Utilizzo anche un po' di verde più giù per spezzare la monotonia dell'azzurro e do proprio dei tocchi disordinati proprio a riprendere un po' il colore verde. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte, quindi parto, guardate come do questi tocchi, dal corpo verso il centro e a righe così, una accanto all'altra, risimulo la forma del ta 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 e poi mi allargo e poi ci ritorno a stringere un po', a compattare tutto il colore. Su questa parte qua intensifico con del nero passato in maniera davvero davvero leggera. Ok, decisa la forma, come vedete è bellissima la gradazione di colore, intensifico alcuni colori più di altri, per esempio il blu lo rendo più compatto. Quindi l'azzurro. Vi conviene sempre andare per gradi, in modo che il colore sia sempre gestibile e controllabile. E il verde lo rendo più squillante. Come vedete qui faccio alcune linee, non tutte, un po' più lunghe. Ok? È come se le stessi inserendo nella coloritura del blu. Ok? Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Se doveste macchiare con i colori da qualche parte, non vi preoccupate, i Fabric Fan possono essere totalmente rimossi con della semplice acqua e un lavaggio semplicissimo. Quindi doveste fare una macchia, lavate quella parte e prima della stiratura tutto può essere rimosso e dopo la stiratura che diventano fissi e permanenti. Carino, ma noi possiamo fare di meglio e possiamo fare di meglio grazie al Green Label Marker. Con questo infatti possiamo andare a nettare tutte le parti che sono rimaste un po' più sfrangiate o che non sono diventate nere quanto noi volessimo. Io adesso riprenderò tutti i margini con questo pennarello, con questo marker, e poi farò le tipiche venature insite all'interno delle ali delle farfalle proprio con questi fili sottili e leggeri. Adesso fisso tutto con il ferro da stiro insieme a voi, quindi continuerò ad orpellare con il marker Green Label subito dopo il fissaggio e poi proseguirò con un secondo fissaggio per fissare a sua volta quello che andrò ad immettere. Così eliminerò tutte le cere in eccesso e lui scorrerà meglio sul colore. Quindi posizioniamo la nostra carta forno sul soggetto, fissiamo il disegno con il ferro ben caldo. E voilà, guardate che belli e vividi i toni dopo essere passati sopra con il ferro, diventano ancora più evidenti. E ripassiamo nuovamente i bordi in modo che questi, dopo la stiratura, vengano rinfrancati nuovamente e quindi diventino ancora più neri e facciano staccare meglio la farfalla dal fondo bianco. Quindi fatto questo, ripassiamo con il ferro da stiro e con un foglio di carta nuovo. Non ripassate quello precedente perché se ha qualche residuo di colore potreste stamparlo qui da qualche parte sul tessuto. Thank you.
sì, abbiamo lavorato tantissimo, è che io quando faccio qualcosa che mi diverte tendo a continuare. Do un po' di colore anche al corpo della farfalla, un po' di giallo. E adesso siamo pronti per stirare l'ultima volta. Benissimo, copro il disegno con la carta forno pulita, mi raccomando. Prendo il ferro da stiro e piano piano con movimenti circolari passo su tutto. Voilà, e la federa del nostro cuscino è bella e pronta per essere sfoggiata con le sue mille sfumature e i suoi colori così cangianti e vividi. Ora vi lascio alle foto del cuscino bello montato e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Cuscino, una bella farfalla variopinta. Vedete com'è semplice poter dipingere sulla stoffa? Sicuramente mi chiederete, ma sui colori sulle federe di colore scuro? No ragazzi, sulle federe di colore scuro non tutti i colori prendono allo stesso modo. Di conseguenza io vi consiglio sempre dei colori chiari o pastellati per lavorare con questo tipo di pastello. Ottima idea per la festa della mamma, per arricchire magari la sua camera da letto o il suo divano o la sua poltrona, la sua mitica poltrona, di un pensiero che le parli di noi. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Vi aspetto sempre sui miei due canali, Ombretta, dove si parla di lifestyle, del più e del meno, dove ci divertiamo a chiacchierare, e Due Cuori Una Cappa, dove invece si parla di golosità. Vi metto il link qua sotto nel box informazioni e nelle schede informative l'accesso diretto al canale, e noi ci rivediamo sempre qui per il prossimo video. Un grande bacio, ciao!